Spin 2013 è l'ultimo spin prima dell'end date di SEPA e finalmente si può incominciare a parlare anche di quello che può essere l'offerta sull'area dei pagamenti, soprattutto in ambito corporate, dopo che la SEPA sarà diventata una realtà in Italia e negli altri paesi dell'euro. Quest'anno IBM discute con le banche e presenta alle banche le nostre soluzioni non soltanto di revisione dei processi che possono anche aiutare quelle ultime banche o le corporate che devono fare gli ultimi step di migrazione, ma incominciamo a ragionare in termini di utilizzazione dei dati dei pagamenti, delle informazioni relative alle transazioni. Quindi cercare di portare le banche a ragionare non soltanto in termini di transazione, di processing delle transazioni, ma anche di una relazione con i propri clienti un po' più a 360 gradi, in cui si vadano ad offrire veramente quei nuovi valori aggiunti, quei servizi a valore aggiunto che le corporate sono pronte a pagare. Cose come un liquidity management più proattivo, una supply chain finance per aiutare le banche e le corporate ad avere un migliore utilizzo della loro liquidità, piuttosto che una reportistica e un'informazione real time sul processing delle transazioni, come si dice in gergo la Federal Express dei pagamenti, in modo tale che le corporate siano sempre informate degli importanti eventi delle loro transazioni. Questo è probabilmente il prossimo step. Una volta arrivati alla SEPA, una volta arrivati a un'area comune dei pagamenti dell'euro, è aiutare da parte delle banche le corporate a fare leva su questa SEPA, a fare leva sulle informazioni dei pagamenti per incominciare a usufruire di valore aggiunto che le banche possono fornire.